Senti, Peppini. Tu, appena vedi arrivare il primo cliente, tu corri dal pizzaiolo e ordini subito una bella pizzella, la solita. Stai tranquillo, papà. Stai. Eccellenza, buongiorno. Papà, devo tirare la pizza. Buongiorno, eccellenza, mi dica. Intanto, un'informazione, per favore. Dica. Vorrei sapere la strada per andare alla stazione, da che parte è? Peppiniello! Peppiniello! Un falso allarme! Ma come dico io, con tanta gente che sta a Napoli? Lei viene proprio da me a domandarmi l'informazione per sapere dove sta la strada per la stazione. Ma cosa crede che io sto qui, sto per divertirmi? È vero, l'informazione gliela posso dare per iscritto, gli posso magari fare anche la pianta, ma lei me la deve pagare però. Ma mi faccia il favore, io le ho chiesto un'informazione, non una lettera. Ma mi faccia il favore lei, sa? Fruttatore di sangue umano! Papà, e allora? E allora, figlio mio, lo vedi? Ci eravamo andati vicini. Ci vuole pazienza. Cosa vuoi fare? Per bacco, questo deve essere un cliente, no? Non guardare. Capace che per la soggezione non si firma. Eccolo. Papà, posso andare? Un momento. Lei lo sa dove sta la stazione? Sì, che lo so. E che gli c'entra la stazione? Sono venuto perché mi ha scritto una lettera, sa? Una lettera? Corri, vai. Dunque, una lettera. Una lettera da carta, sa? E perché la lettera si scrive di porcellana? È una cosa buona. Lei è ignorante? Io, sì. Bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola, per carità. No, i figli non tengo. Ti faccia sguazzare l'ignoranza. No, non tengo un compare nipote. E proprio da lui deve scrivere la lettera, sai? A lui. Quanti anni ha questo compare? Tiene 45 anni. 45? Eccola qua. Questo va benissimo. E chi è questo? No, vedi, noi le lettere le scriviamo prima, di modo che quando viene la persona... Non, tu non sai che devo scrivere qui dentro. Vabbè, non vuol dire, guadagniamo tempo. E che fai, li fatti miei. Ma scusi, lei mi ha detto che suo nipote compare ha 45 anni. Questa lettera io l'ho scritta 3 anni fa, per un signore che ne aveva 42. E tuo signore che aveva compare mio? Non vuol dire, ma gli va bene. No, una paesana non mi piace. Ma gli andrà bene. Ma no, non me la fa. La vuole da capo? Proprio da capo. Scriviamolo da capo. Oddio, lo facevo per lei, lei con questa lettera economizzava. Ma vuole nuova, facciamola nuova. Bravo. Siamo qui apposta. Dunque, vuol dettare per cortesia? Scriva? Sì. Napoli. Napoli, eccetera, 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 sì signore. Caro Giuseppe, compare nipote. Caro Giuseppe, compare nipote. Vabbè, vuole che io... Caro Giuseppe, compare nipote. Compare nipote. Io conosci, presto? Nipote, sì. Sì. A Napoli sto facendo la vita di lui, signore. A Napoli sto facendo. Io stocio, tu stoci, non esiste questo. Non ti piace stocio? Sto! Io sto! E mi fa scrivere... Più corto, ma... Mi fa scrivere stocio, Santo Dio, come si fa? Fai sa, questo lo vestito l'hai comprato io, Sì, me lo sta appena cambiato colore. Lo sto facendo. Paga sempre io. Bravo, paga sempre lei, bravo. Peppril, quelle pizze ti vendono due. Alla sera... Ma la vaca lo tabarena. Bene, alla sera me ne vado. Ma la vaca lo tabarena. Me ne vado. E me ne esco quanti chiodi. Quanti chiodi? Ma che sta chiovendo il nostro, vai. Quanto chiodo? Chiodo? Si chiodano le porte, va. Ah, quando finisce, chiude. Finisce. Dice chiodo. Chiude. Mi dica il pensiero. E per questo? Mandami. Non poco di soldi. Per questo mandami un po' di soldi. Perché non tengo nemmeno i soldi per pagare la lettera allo scrivano che mi sta scrivendo la lettera presente. E poi? Metteci li saluti, fondo. Ma che saluti? A saluti! Ma che saluti a saluti? Vai via! Basta ma vai via! E ringrazia Dio che non mi richiama mai perché mi serve! Vai! E che è vai! Chiodo, ponte! Chiodo, stace! Mi fa perdere del tempo inutilmente! Papà, le pizze sono pronte, dammi i soldi! E che soldi e soldi, che pizze e pizze! Mi è passato l'appetito! Non voglio mangiare più! Vieni qua! Tieni, vai dal cavaliere! E speriamo che anche oggi ci aiuti!